Giovedì 31 gennaio, le notizie più importanti di oggi. Sarà la TS Carnevale ad organizzare e gestire l'edizione 2019 del Carnevale di Sciacca. In mattinata il dirigente Michele Todaro ha convocato l'associazione temporanea di scopo formata da alcune associazioni di carristi che, dopo il ritiro del raggruppamento di imprese che si era aggiudicato il bando, hanno accettato di insediarsi nella organizzazione e gestione della festa. L'ATS è un'associazione, non un insieme di imprese. Ci sono dentro carristi, artisti, impresari, pubblicitari e comunque persone che hanno già avuto a che fare con la popolare manifestazione. I tempi per pensare alla fase organizzativa sono stretti, bisognerà lavorare giorno e notte. È una promozione da fare che in realtà doveva partire già dopo le feste natalizie. Sarà una corsa contro il tempo, pare che non c'era altra soluzione per salvare l'evento e dare seguito alla volontà politica di affidarlo ai privati. L'ATS ha comunque già anticipato che non ci sarà più un ticket d'ingresso. Novità sulla vicenda dei gatti morti rinvenuti nei giorni scorsi in un cortile della via Cappuccini. Secondo le analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico di Palermo, la morte non è avvenuta per una patologia clinica. Ora si passerà all'esame tossicologico, dal quale si determinerà se si è trattato di avvelenamento, come sembra probabile. Il comune intanto ha disposto la bonifica della zona, dunque da escludere la morte da patologia. L'ufficializzazione dell'avvelenamento, non appena sarà terminato l'esame tossicologico, sarebbe un ulteriore duro colpo alla città, che ha vissuto la difficile vicenda della strage dei cani di Muciare nel gennaio del 2018. Voci non ufficiali, ma a conoscenza delle associazioni ambientaliste, fanno riferimento all'uso di un potente pesticida. Svolta nelle indagini per una brutale rapina a mano armata avvenuta a Memphis nel mese di maggio dello scorso anno presso un'agenzia di assicurazioni. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della compagnia di Sciacca della stazione di Memphis hanno stretto le manette ai polsi di Francesco Sabella, 21enne del luogo, responsabile di rapina aggravata. Il provvedimento restrittivo è frutto di una prolungata attività investigativa coordinata dalla procura di Sciacca. Le indagini furono avviate dai carabinieri subito dopo la rapina avvenuta il 7 maggio dello scorso anno ai danni dell'agenzia di assicurazioni Unipol SAI di Memphis. La delibera con cui l'amministrazione comunale di Sciacca ha approvato il piano di contrasto al randagismo è illegittima, lo affermano oggi i consiglieri comunali di opposizione Calogero Bono e Giuseppe Milioti, che commentano il parere espresso dal dirigente di ragioneria e dal segretario comunale, che in una nota che risale a fine dicembre hanno confermato la illegittimità dell'atto. Si dicono poi stupiti che la delibera non sia stata ancora revocata. I consiglieri di progetto Sciacca infine stigmatizzano l'atteggiamento del presidente della commissione bilancio, che non ha ritenuto di trasmettere ai componenti dell'organismo il parere degli uffici sulla legittimità dell'atto deliberativo. L'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa avrebbe confermato con i fatti che la sua intenzione è di far acquisire alla regione siciliana la preziosa collezione Veneroso, uno scrigno di reperti forse unico in Italia, costituito da numerosi pezzi, in gran parte di ceramica preistorica. Tusa, che più volte in passato aveva manifestato il suo obiettivo di ricordare quel grande collezionista e appassionato di archeologia che è stato Primo Veneroso, avrebbe fatto inserire nel bilancio della regione siciliana le risorse per acquisire l'intera collezione. L'altro obiettivo, oltre a quello di ricordare Veneroso, è di valorizzare l'importante ruolo di Sciacca, considerata una delle più importanti e storiche municipalità d'Italia, esporre la collezione e farne un grande evento internazionale. È tutto, restate su corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.